Affari tuoi con Stefano De Martino anche per la Lotteria Italia 2025 in prima serata il 6 gennaio. Stefano De Martino deve ancora cominciare il suo viaggio con Affari tuoi a settembre, al posto di Amadeus, ma nel frattempo sappiamo già che ci sarà una puntata speciale del 6 gennaio 2025 per la consueta estrazione dei premi della Lotteria Italia. Non è nemmeno ancora arrivato settembre, quando Stefano De Martino comincerà la sua avventura come conduttore del preserale quotidiano Affari Tuoi, ereditato da Amadeus, che già la Rai gli affida un compito ancora più speciale. Una prima serata proprio con Affari Tuoi il 6 gennaio 2025, per la consueta estrazione dei biglietti della Lotteria Italia. Una doppia sfida, perché concomitante con la finale di Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. Stefano De Martino parte in quinta con Affari Tuoi nella nuova stagione Rai. Non è un mistero che la Rai punti molto su Stefano De Martino come nuovo volto della TV pubblica. Dopo il rodaggio con trasmissioni come Bar Stella, 2021, 2023, anche ideato da lui, O Stasera Tutto è Possibile, altra eredità di Amadeus, condotto da Stefano a partire dal 2019, adesso De Martino si scontra col preserale quotidiano, una novità per lui. Affari Tuoi è ridiventato uno dei successi Rai con la conduzione di Amadeus, e ora Stefano dovrà dimostrare di essere all'altezza di questa maratona giornaliera, portandovi la sua ironia e il suo stile. Accettare Affari Tuoi significa anche accettare una prima serata simbolica, quella del 6 gennaio 2025, quando il programma è abbinato alla Lotteria Italia e all'estrazione dei biglietti vincenti. Non era possibile spostare la data, nonostante quella sera sia prevista la finale di Supercoppa in Arabia Saudita, in onda sulle reti Mediaset. Una sfida dell'Auditel non da poco, anche se l'Affari Tuoi di De Martino avrà avuto a quel punto già molto tempo per dimostrare la sua tenuta di strada, perché partirà già a settembre. La concorrenza calcistica non è mai da sottovalutare nel nostro paese. Perfino il Festival di Sanremo 2025 di Carlo Conti sta avendo difficoltà a trovare una collocazione sicura a febbraio, evitando sia la Coppa Italia su Mediaset sia la Champions League su Sky.